Buonasera, buonasera, ben trovati a Notte Ritiro. Siamo in diretta dal bar pasticceria I Santi di Mercogliano. Con noi ovviamente, mi perdonerai, Francesco Guarino. Ovviamente tu non sei un volto nuovo, tu non sei un volto nuovo. Con noi il tesserato bianco-verde stasera in esclusiva Giuseppe Guadagni. Buonasera Peppe. Buonasera. Allora, a proposito di volti nuovi, c'è Peppe Guadagni, già Peppe, siamo già in confidenza, hai visto? Con noi c'è Francesco Guarino, ciao Francesco. Buonasera a tutti. Allora, cominciamo subito, lo fracassiamo di domande, no? No, dai. Piano con calma, facciamo riscaldamento. Piano con calma. Allora, ricordiamo innanzitutto, per metterci un po' no, il nostro agio, anche se qui siamo davvero molto bene, siamo stati accolti alla grande dal Bar I Santi, tra cui torniamo, perché c'è stata la prima puntata di notte ritiro. Ricordiamo che siamo in diretta Facebook sulla pagina di Prima TV, siamo anche in diretta su Telenostra. E insomma, diretta Facebook ricca di messaggi, già ce ne sono alcuni, poi parleremo ovviamente anche le domande per Giuseppe Guadagni. Giuseppe Guadagni in esclusiva, le prime parole bianco-verdi. Allora, raccontaci un po', insomma, questo impatto con l'Avellino, la trattativa, sei stato uno dei primi tra l'altro ad essere forse telefonato dal direttore De Vito, raccontaci un po' com'è andata. Sì, una telefonata molto importante, mi chiama il mio procuratore Claudio Parlato e mi dice: guarda, c'è una grande squadra per te che è l'Avellino. E io ci ho pensato due volte, ho detto sì, per me va bene, andiamo a firmare. Molto contento di questa richiesta che ha fatto il direttore, ha chiamato il mio procuratore che è Claudio. Ti abbiamo visto subito anche sui social, tu sei molto attivo con la maglia bianco-verde, la foto immediatamente, è una cosa che ti ha caricato di responsabilità e anche di orgoglio, se vogliamo, sì, questa avventura. Sì, è stata una soddisfazione molto importante avere questa chiamata a una piazza così importante come l'Avellino. Ecco, Avellino che punta su di te, quindi tu sei nel 2001, tra l'altro sei uno dei più giovani della squadra, però hai già tanta esperienza in Serie C. Noi abbiamo sempre detto, il direttore De Vito si è affidato quest'anno a giovani, ma già pronti. Ecco, ti senti già pronto per questa categoria, la conosci bene, conosci il Sud? Sì, sono 3 anni che gioco in questa categoria, stavo a Pagani l'anno scorso, sì, penso che sono già pronto per questa categoria. Ti brucio la domanda, perché lo vedo nei tuoi occhi che c'era questa domanda. Se ti ha detto qualcosa Gigi Castaldo sulla piazza bianco-verde? Sì, ha detto che è una piazza molto importante. Lui ha fatto benissimo con la maglia dell'Avellino. Gigi è un top come attaccante. L'anno scorso stava con me a Pagani. È una persona molto molto umile. Con me si è comportato benissimo. Quando ho firmato mi ha chiamato subito. Infatti ha lasciato un'intervista su di me. Lo posso solo ringraziare a Gigi. Allora, io ho seguito Giuseppe l'anno scorso molto tramite la Paganese, perché con Eleven ho avuto la fortuna di commentare diverse partite. L'anno scorso è stata un'annata un po' complicata per tutta la Paganese, quindi magari rispetto a 2 anni fa, quando hai avuto un rendimento eccezionale secondo me, quest'anno un po' con tutta la rosa hai avuto qualche piccola difficoltà in più, ma superate in corso della stagione. Qui ad Avellino, adesso che sei arrivato, il mister cosa sta iniziando a chiederti? Come ti sta inserendo nel gruppo squadra? Sì, il mister giustamente mi dà consigli per me, giorno dopo giorno mi dice come muovermi, la posizione del corpo e tutto. Ecco, Giuseppe Guadagni già segue Prima TV, perché l'intervista di Gigi Castaldo l'ha rilasciata proprio ai nostri microfoni, non potevamo non intervistare Gigi Castaldo per chiedergli di Guadagni. Allora, primi messaggi per te, Pasqualino Wolf: Guadagni, onora questa maglia e sicuramente prenderai tanti applausi. Quindi Giuseppe, a proposito dei tifosi biancoverdi, hai avuto modo di vederli da avversario, hai avuto modo di vedere la festa del lupo, di essere presente a Picarelli in occasione del Memorial, che impressione ti hanno fatto, quanta carica ti hanno dato soprattutto? Sì, la presentazione è un'emozione che non ci sono parole, un'emozione che non tutti la capiranno. Una piazza come Avellino merita sicuro rispetto e sudare la maglia. Ecco, quindi idee chiare. Alfonso Verrengia dice: da inizio ritiro mi ha colpito tantissimo, molto bravo tecnicamente, speriamo bene. Pietro Liccardo: Giuseppe, mangiati il campo che sei forte. Benito Grieco: benvenuto Peppe, mi raccomando, onora la nostra maglia, in bocca al lupo. Quindi hai avuto un impatto positivo, mi sembra di capire. Sì. Sei contento di questo? Sì, contento. Vai,
Sì, uno di quei giocatori che già dalle prime uscite si è fatto notare. Io, conoscendolo un po', ho rivisto quel Giuseppe Guadagni, quello che sta appena, cioè che prende palla, o punta l'uomo o punta la porta. Qualcosa di propositivo con la palla in avanti, cerchi di farlo sempre. Il mister sì. Ti vuole più che punti l'avversario o che cerchi la porta in questa fase? Ci sono dipende dal campo. Ci sono dal campo che devi puntare, devi accelerare la giocata, e dal campo che devi scaricare e devi andare. Il mister, quando sono gli ultimi 16 metri, devo puntare, devo fare qualcosa di sostanzioso, di buono. Guadagni come Falletti, scrive Ivan Capone, Carmine Scafuro, Peppe Lionel addirittura. A proposito di mister Taurino, no? Mi collego anche un po' alla domanda che faceva Francesco: come sta andando questo ritiro, quanta fatica, come state lavorando? Notiamo una grandissima concentrazione, devo dire, anche quando fate i giri di campo, per esempio, molta professionalità. Sì, il ritiro purtroppo sono dei carichi di lavoro. Sì, stiamo spingendo forte perché dobbiamo partire subito, dall'inizio forte. Speriamo che vada tutto alla grande. Ecco, siete arrivati tu e Russo come giovani, però davanti, tra virgolette, nel senso, come esempio, avete Totò Di Gaudio, che ha giocato in Serie A, avete anche Momo Kanuté, che sta rientrando piano piano. Non so l'impatto come è stato, soprattutto con Di Gaudio, no, se lo osservi in allenamento. Sì, sì, è un giocatore molto ma molto forte, fatto a Serie A, un giocatore devastante, quando punta l'uomo ti salta sempre. Sì, un rapporto con tutti veramente un bel rapporto. Ne stavamo parlando prima a microfoni spenti, tu sei mancino, stai cominciando a giocare a destra, andando a tagliare verso il centro, però l'anno scorso a Pagani diverse volte hai giocato anche sulla fascia sinistra, quindi ti puoi adattare laddove l'occorrenza lo chiederà magari. Sì, sì, sia a destra che a sinistra non c'è un problema, mi posso adattare a sinistra. Tony Cascetta, buona serata, bravo Peppe Guadagni, a Stoffa, e sono sicuro farà un grande campionato. Marco Evangelista, ciao ragazzi, buona serata a tutti voi, in particolare al turbo compressore Giuseppe Guadagni, che secondo me sarà una delle armi in più del nostro Avellino. Giuseppe, a quale giocatore ti ispiri? Chiede Marco. Tutti mi dicono Politano, tutti già l'anno scorso mi dicevano tutti Politano. Però soprattutto a me stesso, poi c'è Tadancet. Claudio Grimaldi, su della maglia Peppe, ne gioverà la tua carriera, questa è una piazza stimolante ma allo stesso tempo difficile. Carmine Scafuro, questo toglierà il posto a tutti, fra 2 anni è in A. Vedi che grande augurio che ti fa. Speriamo. Ma tu prediligi la giocata dal Napolitano, nel senso rientri sul sinistro e sì, calci? Sì. Ti piace questa giocata? Ah, ecco la domanda, eccola qua la domanda, mi è venuta adesso. È nata. Sei più per il gol o più per l'assist? Provi più gusto per il gol o per l'assist? Il gol è sempre il gol, però se c'è bisogno di fare l'assist, faccio anche l'assist. Per non scontentare nessuno. Assolutamente diplomatico, quindi più di quello. Sta nascendo anche un bel centrocampo di qualità, stiamo vedendo Franco, stiamo vedendo Dall'Oglio. L'intesa con i centrocampisti, con i compagni di squadra in questi primi giorni, come ci state lavorando su dal punto di vista anche personale, al di là di quello in campo? No, Daniele già lo conoscevo tempo fa, ora è arrivato Dall'Oglio, un grandissimo giocatore, e penso che chiunque arriva sa che dobbiamo lottare tutti per un unico obiettivo, sanno tutti che l'obiettivo è quello e tutti... Allora, Nella Race scrive: ditegli che quando ho giocato contro l'Avellino l'ho odiato, sono contentissima di averlo in biancoverde, forza Lupi da Livorno. In A con l'Avellino, Ercole Mazzariello. Giuseppe, Avellino è un trampolino di lancio per tutti i giovani che sono venuti a giocare qui, ti auguro di fare una bella carriera come Fabiano Parisi, scrive Marco Evangelista. Insomma, vedi, mi rivolgo anche a te. Francesco, nel frattempo leggo: complimenti Peppe, sembri avere grande talento, su quale aspetto devi migliorare, cosa ti dice Taurino su questo? Prima la doppia domanda e poi torno da te. Su cosa devi migliorare e cosa dice mister Taurino su quello che devi migliorare? Beh, giorno dopo giorno c'è sempre da migliorare, non è una cosa specifica dove devo migliorare, ci sono anche giocatori esperti e io devo essere una spugna, devo prendere la loro positività e trasformarla verso di me. Pasqualino Wolf, che esperienza hai fatto con Pio Vaccari e Castaldo? C'è qualche segreto che ti hanno insegnato, detto?
Sì, anche Piova l'anno scorso, metà dai, è stato con noi, poi è andato via. Sì, anche lui, come ho firmato qui ad Avellino, mi ha chiamato. Sì, ogni giorno dopo giorno mi davano consigli come muovermi, come girarmi, come mettermi col corpo. Veramente, veramente due persone stupende, dai, due persone l'anno scorso che veramente sono state d'aiuto. Ecco, volevo chiederti a proposito, Francesco, tra i 2001, no, della Serie C, pensi che l'Avellino abbia pescato forse il 2001 tra i più pronti per questa categoria? Perché ci sono tanti 2001 che sono ancora scommessi. Sì, ma è quello che sappiamo che il direttore De Vito sa fare. Ha avuto, ecco, la sfortuna di arrivare in un momento nel quale non è potuto intervenire sul mercato, ma la fortuna di poter guardare sia la squadra in corso d'opera, sia di poter vedere giocatori 2001 impegnati anche l'anno scorso. Giuseppe non è una sorpresa, lo conosciamo. E quindi il lavoro che ha fatto sugli under che sono arrivati sono giocatori già pronti. Abbiamo visto Giuseppe, abbiamo visto Ricciardi che mi ha impressionato tantissimo dalla prima uscita. Quindi sono under soltanto dal punto di vista anagrafico, ma quelli che vedremo in campo ad Avellino, secondo me quest'anno daranno un valore aggiunto che esula dalla carta d'identità. Sì, poi tra l'altro con Ricciardi ti abbiamo visto durante l'amichevole parlare tanto, perché siete sulla stessa... Sì, siamo sullo stesso binario. Sì, ti piace molto confrontarti con i tuoi compagni, abbiamo visto che è anche una bella personalità. Sì, 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 con tutti, sì. Anche un carattere. Anche caratterino, perché ogni tanto su qualche colpo ricevuto, chiaramente da giocatori con esperienza minore, tendi a impuntarti un pochino. Il cartellino lo prendi ogni tanto durante la stagione? Sì, sì. Ecco, a tal proposito, ma in generale il direttore De Vito ti ha detto qualcosa, insomma, lo sappiamo che lui ci tiene molto anche alla, no, la, tra virgolette, al rispetto in campo, l'educazione. Sì, 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 ci tiene veramente molto rispetto e l'educazione. Ecco, l'unica cosa, signor Carmine Scafuro, devi sapere che i tifosi dell'Avellino sono innanzitutto molto esigenti, molto curiosi e anche competenti, dobbiamo dire, no Francesco, giusto? Dice, dov'è? Eccolo qua, l'unica cosa che ho visto, Carmine Scafuro, che deve migliorare è che deve tirare un po' in più, gli piace troppo fare la giocata, sei d'accordo? Ni. Ti ripeto, quando c'è da calciare, calcio, quando c'è da mettere il compagno in porta è come se ho fatto gol, per me è la stessa cosa. E adesso la domanda gliela faccio io in questo senso, allora l'anno scorso 5 gol, giusto? Sì. Se non vado errato, e l'anno scorso 2001 è già tanta roba, una squadra come la Paganese che comunque e poi sono un'autofortuna in campionato, ti auguri di fare un numero maggiore di gol, credi di potere dover migliorare sotto l'aspetto realizzativo per essere un esterno d'attacco? Sì. Spero di fare meglio dell'anno scorso, cioè sì, di fare più di 5 gol. E che sarebbe molto importante per lui, considerando che ci sono anche Russo, De Gaudio e Canutè. Sì, sì, la batteria di fuoco quest'anno non manca, abbiamo tante opzioni davanti, abbiamo secondo me anche degli esterni che rispetto all'anno scorso per caratteristiche stringono più in mezzo al campo, vanno più a cercare la porta, sia per caratteristiche vostre sia per richiesta di Taurino, quindi secondo me, incrociando le dita e augurandotelo, i 5 gol verranno superati agevolmente. Speriamo. E poi c'è anche Francesco Guarino che te li commenta, no? Giustamente. Speriamo? Mi auguro di commentarne tanti, quindi. Anche io, però in maniera un po' diversa, un po' più frenetica, poi imparerai a conoscere me, Michelangelo Freda, anche il Divin Peluso in casa, al di là del grande Francesco. Francesco Pisaniello scrive: è giovane ma ha una grande cazzimma calcistica, ci farà togliere tante soddisfazioni, ne sono certo. Pietra Stornina ti saluta. Antonio Ferrara, puoi rispondere ovviamente. Sì, sì. Antonio Ferrara, ti vedremo calciare le punizioni, come sono le gerarchie? Ci sono giocatori che calciano molto bene, vediamo, quando, se c'è bisogno di calciare, calcio. Tra l'altro c'è un aneddoto, che non è un aneddoto alla fine, perché era sotto gli occhi di tutti, l'amichevole che abbiamo giocato, che Mikoski ha fatto gol su punizioni. Fischia il calcio di punizione l'arbitro, arrivano come i falchi. Franco Mikoski guadagni dall'olio che era appena arrivato e guardava con la coda d'occhio. Sbraga, si è fermato sullo tre quarti, dice vabbè sono arrivato tardi, c'era l'imbarazzo della scelta, quindi secondo te quest'anno sarà anche questo uno dei pezzi forti dell'Avellino? Diciamo che un problema l'abbiamo risolto quantomeno, perché l'anno scorso sui calci piazzati c'era proprio una moria totale purtroppo, quindi avere tante opzioni significa anche essere meno prevedibili per gli avversari, chi la calcia Franco, la calcia Guadagni, la calcia dall'olio.
quindi molto molto bene da questo punto di vista. C'è affollamento, dovrete dire chi la procura calcio, vediamo. Allora, guadagna Ricciardi due mostri, scrive Lucio Sandulli. Pasqualino Wolf, un consiglio: quando arrivi in area di rigore cerca sempre di calciare in porta, perché a volte sei troppo innamorato del pallone. È più o meno sulla falsa riga di quella, sì, di prima. Cioè, quando c'è da calciare, calcia, non vi preoccupate. Mario Fusaro: grandi squadre fanno grandi giocatori fanno spettacolo e migliore calcio. C'è mancato un po' chi rischiava la giocata, o no? C'è mancato tanto, e c'è mancato quello che secondo me stiamo vedendo nel ritiro, cioè l'intensità. Io ricordo le prime uscite dell'anno scorso, era una squadra che anche per età ragionava, faceva circolare palla, magari con un po' di supponenza, pensando di essere a prescindere migliore dell'avversario. Quest'anno c'è un'intensità pazzesca già dalle prime uscite, circolazione di palla, pressing alto, riaggressione non appena si perde palla, è quello su cui sta lavorando Taurino, che è una caratteristica, sì, è quello che i ragazzi lavorano. Sì, sì. Ecco, a proposito, in fase difensiva come te la cavi? Bene, dai. Col sacrificio in campo, sì, diciamo. Sì. Quando c'è da correre all'indietro, corriamo all'indietro, poi corriamo anche davanti. Anche perché poi una squadra come l'Avellino, dove c'è competizione per mettersi in mostra, per emergere, bisogna pedalare. Parola d'ordine da parte anche dei tifosi. Pasqualino Wolf, hai fatto mai una preparazione tosta stile Pietro Laporta? Come sta andando? Bene, il prof bravo, ti ripeto, ora i carichi sono tantissimi, prof veramente bravo. Ecco, tra l'altro, visto che noi siamo praticamente sempre in diretta, ma anche gli altri colleghi seguono costantemente gli allenamenti, abbiamo raccontato che stai facendo un po' di allenamento differenziato, non sei l'unico, ci sono anche Di Gaudio, Canute, Murano, Dossena. Come stai fisicamente? Hai detto prima? No, sì, sì, tutto bene, niente di grave. Fa parte del ritiro, insomma? Sì, sì, sono i carichi di lavoro. Ecco, volevo vedere me e Francesco Guarino dopo due giorni, altro che differenziato. Differenziato, uno in corsia di emergenza e uno in... No, dai ragazzi, in ortopedia. Allora, guadagni un giocatore molto offensivo e sono sicuro che ci regalerà tante emozioni e soprattutto gol decisivi. Non l'avevo già letto questo. Beh, sei attento, vedi, sei attento. Marco Evangelista. Gianni De Feo: guadagni mi ricorda il primo Mascara, farà bene. Vedi, i paragoni questa sera si sprecano. Carmine Scafuro: che soprannome gli hai assegnato? Allora, microfoni spenti, prima gli ho chiesto un po', cercato di sondare il terreno per capire se c'è qualche personaggio preferito, non si è espresso, quindi toccherà a me e a Michelangelo Freda trovargli il soprannome da ovviamente utilizzare a stadio e studio. Qualche volta entriamo anche nel microfono di buon Francesco, che ci perdonerà, però sai come... Assolutamente, si fa colore anche quello, quindi assolutamente. Vai, c'è un messaggione di Antonio Amoroso, ragazzi, un pochino più stretti. Non so, tu hai un personaggio preferito? No, un cartone animato, un attore? Allora, zero. Zero, perfetto. Qualche tatuaggio significativo? No. Zero, perfetto. Devi lavorare. Mamma mia. Non provare a rubare i segreti a lui. Devi lavorarci sopra. Marcone, così semplice. Aveva il tatuaggio di Batman. Batman. Molto facile. Con Ricciardi che ha l'imperatore romano sul braccio. Vabbè, facciamo stare. Moretti ci ha chiesto espressamente. Sopra no. E niente, guadagni, non si sbottona. Ci dribbla. Antonio Amoroso: seguo sempre con passione il mio Giuseppe. Può e deve essere la rivelazione del campionato e per l'Avellino ovviamente... con molta umiltà. Seguo il ritiro e noto che bisogna solo plasmare a margine e somiglianza la squadra al mister e allo staff tecnico. Quest'anno si parla poco e lavora tanto. Arriverà qualcosa di importante sicuramente dal mercato, ma il gruppo è fondamentale. Forza Lupi sempre, vai Peppe, almeno 10 gol, ti auguro, ma soprattutto tanti assist che sono importanti. Vedi che messaggio... Bello. No, ma almeno 10 gol. Anche 6, come ha detto, va bene. 6, 7, vanno benissimo. Ma se arriviamo a 10, assolutamente, non li rifiutiamo. Pietro Riccio: buona fortuna, guadagni. L'amichevole del 4 agosto è confermata? Sì, si gioca col 4 agosto con la Roma Primavera. Si dovrebbe giocare a Mercogliano. Giocherà anche Guadagni e insomma lo osserveremo anche contro la Roma Primavera. Lì avversario un po' più di rango. Comincia a fare sul serio. A fare sul serio, sì. Benissimo. Orlando Ippolito: lottate per la gente che vi segue, 2500 abbonati a scatola chiusa sono tanta roba per la Serie C, cercate di diventare un tutt'uno con la tifoseria e non abbiate paura di andare sotto la curva prima e dopo la partita, cosa che aveva l'anno scorso quella mezza squadra che ci rappresentava. Buonasera, benvenuto nel branco, scrive Gianmario Giodir dello Russo. Ercole Mazzariello: stai pensando alla prima esultanza sotto la Sud? Da brividi.
Ci hai pensato? Hai chiuso gli vediamo, occhi? Vediamo, vediamo. Quando arriva il primo gol, vediamo come esultare. Bene. Grande Giuseppe, vai che andrai lontano, sei il top. Carmela De Crescenzo, Ciro Caporaso. Bene, riusciamo a fare domande perché ci sono talmente tanti messaggi. Sono in pressing anche loro. Ciro Caporaso, questo ragazzo è davvero forte. Spazio a questi giovani. Preparatela però. Spazio a questi giovani che hanno talento. Vorrei ricordare che la storia dell'US Avellino ci racconta sempre di grandi calciatori giovani. Gli anni delle grandi delusioni hanno avuto a che fare sempre con i nomi. Vedi, l'anno scorso, Formica Atomica, si vede Carmine Scafuro, vai. Lo rubiamo a Giovinco così, no, dai, dai. Vai col domandone. Andiamo sul nostro. No, no, no. Il domandone mi ha preso in contropiede perché ci stavo pensando. No, dai. La stavo preparando in due secondi. No, dai, sistema di gioco preferito. 4-3. Ti ci ritrovi nel 4-3. Sì, quindi sì. Nel 3-4-3 ti riesci ad adattare comunque, no? Sì, sì, sì. Ti ho fatto prendere tempo, visto? Vai, io intanto leggo di tantissimi messaggi. Anche perché le domande di rito, quelle iniziali, ovviamente, esatto, le abbiamo fatte? Abbiamo fatte tutte. Sul numero di maglia, 26? Sì, sempre 26. Ci sarà l'asta, però ci hanno detto i tuoi colleghi. No? Non lo so chi c'è. Vabbè, se c'è qualcuno lo prende comunque guadagno. Vediamo. 26, ci mettiamo la buona parola noi. Chi ti ha colpito di più dei tuoi compagni di squadra sul piano tecnico e della leadership? Tecnico c'è Totò, che è impressionante. Ti ripeto, nell'uno contro uno ti salta sempre. Come leadership anche? Sì. Vabbè, insomma. Ha il giusto carattere, ovviamente. Numero di maglia 26, scrive Antonio Ferrara. Marco Evangelista, il soprannome ve lo do io. Flash, bianco-verde. Fabio Guadagni, da Giuseppe, sei il top. Minimo 10 gol, Avellino in Serie B. Carmine Scafuro, allora Zanzara Tomi. Vabbè, ragazzi, stasera state proprio viaggiando con la fantasia. Proprio, siete tremendi, siete tremendi. Posso farti una domanda a proposito di numero di maglia? Ma il 10 chi lo prende quest'anno, secondo te? No. E se magari dovesse ancora arrivare? Lo sapevo, sei sempre il solito. Sei sempre il solito. Sei il top, scrive Giovanni Minelli. E noi tra l'altro dobbiamo fermarci. Avevamo promesso a Guadagni stasera di farlo riposare, quindi di non rubargli troppo tempo. Ti chiediamo un messaggio ai tifosi dell'Avellino. Cosa vuoi dire? Se vuoi promettere qualcosa, ovviamente massimo impegno. Sì, vabbè, sì, massimo impegno. E noi cerchiamo di arrivare al nostro obiettivo. Benissimo. Gli aspetti numerosi giovedì all'amichevole? Sì, numerosi. Assolutamente sì. Grazie Giuseppe Guadagni e bocca al lupo. Crepi. Grazie mille. Tu resti qua perché adesso parliamo di mercato. Tu adesso non te la svigni così. Ci fermiamo, qualcuno di pubblicità e poi torniamo dai Santi, dal bar I Santi di Mercogliano. Grazie ancora, Peppe Guadagni. Grazie a voi. Eccoci, ben ritrovati in diretta dal bar I Santi di Mercogliano con Francesco Guarino, che ha cambiato posizione, vedi adesso è sul binario di sinistra, prima giocava a piedi invertito da questa parte. No, sono destro io, quindi ora sono a piedi invertiti guardando la porta. Ah, perfetto, benissimo, vedi, non sei a disposizione del mister perché sei un ribelle. Sei un ribelle. Allora, parliamo un po' di mercato, caro Francesco, parliamo più che altro della situazione di Avellino, ovviamente legata al mercato. Ci sono delle uscite da fare, ci sono delle entrate da fare. Domani è il giorno di Gianmaria Zanandrea, la squadra, colgo l'occasione per dirlo, domani mattina farà piscina, quindi non ci sarà la diretta di allenamento alle 9.30, ci vedremo direttamente alle 17.30 per il primo allenamento, a questo punto penso, di Gianmaria Zanandrea. Francesco, un colpo inaspettato, mettiamola così, per sostituire Bove, un ragazzo che già dal 2017-2018 il direttore De Vito seguiva, l'anno scorso a Perugia, secondo te come può cavarsela insomma nella difesa dell'Avellino? Ma alla fine il ruolo di braccetto di sinistra è un ruolo che è stato sempre un pochino come dire, rimbalzato da un giocatore all'altro. Bove, pensavamo che potesse farlo Scognamiglio, che poi dovuto per motivi fisici prettamente tornare a fare il centrale, quindi secondo me se la può cavare senza nessun problema, un giocatore che sì, giovane, ma l'esperienza ce l'ha. Juventus Under 23, Mantova una stagione di fatto da titolare, perché ormai ce lo dimentichiamo, da noi raramente si vedono ragazzi che fanno tante partite, 30 presenze da titolare, quindi io credo che non avrà problemi di adattamento e che ci si possa fidare assolutamente sia di quello che abbiamo visto finora da lui, sia dell'istinto del direttore. Poi tra l'altro è molto duttile, nel senso che potrebbe giocare addirittura come laterale di centrocampo nella linea 4, però a questo punto ci sembra di capire che viene per giocare, per fare il braccetto di sinistra. Soffermiamoci un po' sulla difesa, Francesco, perché ci chiede Teresa Venere Giliberti. Gianluca, tutto mercato da Dossena a un passo dalla Reggiana, scambio con Zamparo. A
tal proposito devo chiedervi un favore, ragazzi, di non citare altre testate nella nostra diretta, perché poi si può creare qualche equivoco. Vado a fare di nuovo un passaggio, Francesco, mi perdonerai. Prego. Prima TV segue una sua linea con le sue fonti e fa il suo lavoro. Un'altra testata ha le sue fonti, fa il suo lavoro e lo fa bene e segue le sue linee. Noi non siamo qui per smentire il lavoro degli altri, non lo faremo mai, non ci piace, anche se non ci piace non si dice, però non ci piace lo stesso farlo. Quindi noi per quello che sappiamo rispondiamo. Adesso tutto mercato dice Dossena un passo dalla Reggiana, scambio con Zamparo, tutto vero, nel senso che c'è questo interesse del direttore Goretti che l'ha lanciato a Perugia, c'è l'interesse dell'Avellino per Zamparo, vogliamo fare uno più uno? È uno scambio abbastanza fattibile, ecco, forse la parola scambio è quella attorno al quale può ruotare tutto quanto il nocciolo della questione, e la necessità di Dossena di uscire dal progetto è chiara, c'è l'interesse della Reggiana, Zamparo è un giocatore che è stato più che attenzionato dall'Avellino, quindi l'affare è tecnicamente possibile, che poi lo sia anche strutturalmente, questo compete a chi di dovere. Tra l'altro ieri non ha giocato in Coppa Italia, è rimasto in panchina, esatto. Diana si è anche espresso, ha detto non lo vedo sereno, insomma c'è il mal di pancia di Zamparo, lo sappiamo. Dichiarazione di circostanza, capito. Da mercato, da giocatore in uscita dal progetto palesemente. La sensazione, Francesco, è che qui bisogna aspettare, perché adesso c'è tutto l'iter di Zamparo, che è in trattativa per il rinnovo, magari il rinnovo non gli piacerà. La Reggiana non lo tiene scontento, cerca un difensore, ad Avellino c'è il Dossena scontento, si può imbastire questo scambio, ma al momento non è concreto. Però c'è, è in piedi, e io continuo a dire, Francesco, che il numero uno, l'obiettivo numero uno dell'Avellino per l'attacco è Luca Zamparo, che poi può saltare, assolutamente, perché il mercato lo sappiamo com'è, però secondo me già da un mese numero uno, obiettivo Zamparo. Salutiamo ancora Peppe Guadagni che va via. Come lo vedresti, adesso facendo un passo forse oltre, però sì, come lo vedresti nel tridente dell'Avellino? Secondo me perfetto, è un giocatore che nel tridente ci sta, nulla contro Murano, però Murano lo sappiamo, è un giocatore che preferisce giocare a due, Zamparo è un giocatore che a tre ci gioca per caratteristiche naturali, che sa fare il centro boa, che sa essere più uomo d'aria, quindi è quello che serve nel dover giocare con un attacco a tre, che poi sia un 3 in linea o un 2-1 come stiamo vedendo in questi giorni con mister Taurino, i numeri lasciano il tempo che trovano, però il centravanti che sappia fare il centravanti credo sia imprescindibile. Abbiamo Bernardotto parte un pelo dietro, non ce ne voglia una seconda linea da quel punto di vista nel 11 ideale dell'Avellino, quindi per me Zamparo è una scelta di assoluto valore lì davanti. Poi con giocatori come Guadagni, Di Gaudio, Russo, Canutè potrebbe fare tanti gol, nel caso in cui, adesso stiamo un po' fantasticando sull'idea Zamparo, perché comunque è un obiettivo primario per l'Avellino. Sì, sì, ma ecco, a me i ragazzi, e parlo proprio di ragazzi non a caso, riferendomi a Russo, riferendomi a Guadagni arrivati, piacciono moltissimo, e perché li ho conosciuti per fortuna tramite Eleven l'anno scorso e quindi li ho già visti da vicino, ma per la voglia che hanno dimostrato già nei primi giorni di ritiro, per chi li ha seguiti, nell'intensità, nell'aggressività, nel cercare il compagno, nel farsi vedere, nell'essere propositivi, sta nascendo una squadra molto molto intensa e propositiva, quindi di una cosa possiamo essere sicuri, che non sarà una squadra svogliata, poi è il campo l'ultimo giudice, ma questa è una squadra che lotterà, è una squadra che credo voglia far reinnamorare i tifosi. Marco ci chiede, volevo sapere se Aia a breve arriverà e se hai novità su un altro centrocampista e soprattutto per l'attacco. Marco, dell'attacco ne stavamo parlando, no? Dell'obiettivo numero uno che è Zamparo. E per quanto riguarda il centrocampo bisogna fare almeno un'uscita tra Mastalli e Daloi, e a proposito di Mastalli e Daloi, su Mastalli possiamo dire che c'è forte la Lucchese, ma qui bisogna trovare l'accordo con l'Avellino per la buona uscita, perché il giocatore ha l'accordo con la Lucchese, tra l'altro lui vuole andare a giocare al nord, un po' più su rispetto a Avellino. E per quanto riguarda Loi siamo in attesa, adesso rischia di diventare un tormentone questo Francesco, però è così, cioè il Pescara aspetta l'Avellino, Loi ha l'accordo col Pescara, prestito con diritto di riscatto, c'è una minima differenza sulla buona uscita, però il giocatore continua ad allenarsi qua. Esatto, allora io credo che probabilmente tutte o il 90% delle uscite previste verranno fatte fondamentalmente, quando verranno fatte può essere un problema tra virgolette, perché i giocatori in uscita dal progetto non accetteranno di finire fuori rosa, non accetteranno soprattutto giocatori giovani fondamentalmente come Aloy, come Mastalli, di rimanere fermi anche solo per 6 mesi fino al mercato di riparazione. Si potrà tirare un po' la corda fino agli ultimi giorni di mercato, quello magari per qualche elemento possiamo aspettarcelo, fa parte, perdonatemi la ridondanza, del gioco delle parti, quindi io credo che l'accordo verrà trovato magari alla fine, magari sul filo di lana, quello sì. Bernardotto
Benedotto è seconda punta, scrive Alfonso. Benedotto dà diverse soluzioni, può giocare anche più defilato, è un attaccante diverso, diciamo un po' come Murano in questo senso, secondo me non è un bomber d'area di rigore. Di Aloy abbiamo detto, Marco Evangelista, vedremo un Avellino molto offensivo, quello che non si è visto l'anno scorso, finalmente possiamo dire, Francesco, di vedere un po' di gioco. La parola chiave per me è intensità. L'anno scorso non era una squadra che aveva intensità, era una squadra che faceva circolare palla mettendola a terra, spostandola da destra a sinistra con una velocità abbastanza irrisoria, secondo me. Quindi quest'anno, vedendo le prime indicazioni che sta dando Taurino, vedendo anche chi c'è in cabina di regia, senza nulla togliere a chi c'era l'anno scorso, parliamo di una qualità e di una quantità, di una mole di gioco completamente differente. Senti, voglio chiederti, perché forse io ispiro poca fiducia, mettiamola così. Scherzo, ovviamente, perché i tifosi da casa ci seguono davvero costantemente dalle 8 del mattino. Secondo te è passato un po' sotto traccia il colpo franco, un po' sottovalutato o no? Sottovalutato secondo me fino a quando non lo si vedrà in azione, perché per me Franco Tasconi l'anno scorso era la miglior coppia di interni di centrocampo della Serie C probabilmente, e Franco e Dall'Oglio sono molto, ma molto simili. Sì, Dall'Oglio ha un passo leggermente inferiore forse rispetto a Tascone, ma come personalità, come qualità, forse è anche superiore. E io credo che quando li vedremo in azione a pieno regime, completamente rodati, sarà una coppia eccezionale a centrocampo. Stanno già rodando l'intesa, si cercano, si trovano. E Franco è un giocatore che ha la visione di gioco, che ha il passaggio, che ha anche la conclusione. Ho seguito anche la Turris molto l'anno scorso. Se c'è da puntare l'uomo, lo punta. Non è una rivelazione per me, magari può esserlo per qualche tifoso, ma secondo me ci farà molto divertire. Non è un colpo assolutamente da prendere sotto traccia, Daniele Franco. Te lo chiedevo perché alcuni ci chiedevano un big centrocampo oltre Dall'Oglio. Ecco perché forse Franco è passato un po' in sordina. Per me ce l'abbiamo. Franco e Dall'Oglio, una coppia di centrocampisti di assoluto valore. In un centrocampo a quattro sono perfetti e sono complementari da questo punto di vista. Quello che non avevamo l'anno scorso, perché un regista puro, quale è Franco, ma quale sa esserlo anche Dall'Oglio, non ce l'avevamo. Abbiamo visto anche prima la grafica delle entrate e delle uscite, è stato ufficializzato oggi la cessione di Davide Bove al Crotone, ha fatto anche un saluto sui social. Ho sempre onorato questa maglia dopo un solo anno, lui che ha delle origini irpine, insomma un po' di delusione c'è dal mio punto di vista personale, dal punto di vista umano, però sappiamo che il calciatore è un lavoro, sono professionisti e devono lavorare. Allora, altre domande. Dossena dato per fatto alla Reggiana, signor Antonio Ferrara, vedi? Abbiamo dato detto prima, fatto, dato per fatto da ancora. Chi, da cosa, a me non risulta, a te risulta? Non ancora. Non ancora, perfetto. Francesco, una valutazione su Taurino, scrive Pasqualino Wolf, ti chiede. A me è piaciuto l'anno scorso, lo voglio, ecco, è piaciuto nella Virtus Francavilla che aveva la particolarità, ce la ricordiamo tutti, di quel campo, quel catino fondamentalmente, campo molto stretto, un po' più corto, all'interno del quale fu letteralmente maciullato il Bari, ricordo il 4-1 che fu una partita impressionante fondamentalmente la Virtus Francavilla. E nel grande del Partenio credo che il lavoro di Taurino sia quello, cercare di riproporre quella squadra che scambia in rapidità con tanti inserimenti, con giocatori propositivi, che non è legata ai numeri del modulo. A me piace, è un salto di qualità, è una piccola scommessa se vogliamo, ma di scommesse sulla panchina di Avellino ne conosciamo, di gente che veniva quasi dal nulla e ha fatto molto molto bene. Nel lavoro che sta facendo Taurino, in quello che ha fatto finora, io ho molta fiducia. Credo che fiducia debba essere la parola chiave necessaria fino all'avvio della stagione. Tra l'altro è piaciuto molto la piazza, ha avuto un impatto importante sin dalla prima conferenza e sin dal primo allenamento. Allora ci chiedono di Aia, qualcuno dei tifosi qui ci dice domani arriverà Aia. No, domani arriva Zanandrea, Aia non arriva, la situazione per Aia l'abbiamo spiegata stamattina in un articolo, in un servizio andato anche nel telegiornale. Aia è in vantaggio su Brosco, al momento è il profilo preferito perché Brosco ha chiesto qualche giorno di riflessione in più. Aia si è detto subito determinato, convinto e voglioso di venire ad Avellino, e l'Avellino quando decide chi prendere ha in considerazione anche questo fattore, la voglia, la determinazione di vestire il bianco-verde, perché la linea è chiara sia in entrata che in uscita, chi non è convinto del progetto è fuori. Quindi domani Aia non arriva, la trattativa è aperta ancora anche quella con Brosco, forse un pochino di meno, ma Brosco non mi risulta che abbia rifiutato l'Avellino, ha chiesto qualche giorno di riflessione in più per la sua carriera, per la sua famiglia. Quindi domani non arriva, domani arriva Zanandrea che farà primo allenamento. Pasqualino Wolf, Garetto e Matera però non sono a livello di Franco e Dall'Oglio, quindi un altro top ci vuole, forse
ci siamo, allora, con le gerarchie, giocatori diversi indubbiamente, materia più di rottura. Garetto secondo me sorprenderà, mi è piaciuto per personalità, per presenza fisica, perché nonostante sia un giocatore longilineo, alto, che sembra non avere passo, in realtà secondo me è un giocatore molto molto interessante, e lo vedremo compatibilmente, si può vedere compatibilmente con Franco, è compatibile secondo me anche con Dall'Oglio, quindi diamogli il tempo di vederlo. Abbiamo ancora altre tre amichevoli, mi sembra, c'è la partita di Coppa Italia, ci sarà la partita di Coppa Italia del 21 quando arriverà, diamo tempo di strutturare questa squadra e di vederli in azione già nella partita contro la Roma Primavera, contro avversari che siano un pochino più probanti, e lì cominceremo a capire qualcosa in più magari rispetto alle partite in famiglia o alle rappresentative che lasciano un po' più il tempo che trovano. Antonio Ferrara scrive: dai vostri colleghi di tutto Mercato Web, che salutiamo, parla di prossimo a firmare, penso che sia Tossena, questione di dettagli che spero siano soldi per noi. Vuoi rispondere tu a questa cosa? Abbiamo chiesto di non citare testate. Esatto, abbiamo detto che non è così. Esatto. Non so cosa dirvi, ragazzi, sinceramente. Stefano Labriola, buonasera da Torino. Puoi chiedere a Francesco chi preferisce tra Aia e Brosco? Tra Aia e Brosco, se devo sceglierne uno dei due, ti dico che Brosco probabilmente dà qualcosa in più in termini di anche economici, dà qualcosa in più probabilmente, quindi è un giocatore un po' più strutturato. Maia mi piace, quindi chiunque dei due arriverà, una volta inserito nel meccanismo tattico di Taurino, farà assolutamente pienamente il suo ruolo. Brosco è un giocatore di categoria superiore probabilmente, quello sì. E poi tra l'altro secondo me giocheranno Aia o Brosco già da centrale in difesa, perché Aia ha sempre fatto il braccetto, però secondo me sì, è arrivato a un punto anche della sua carriera dove può prendere la leadership della difesa. Zamparo, togliendo l'anno scorso che ha fatto 18 gol, il suo pedigree non è entusiasmante, che ne pensate? Io ti rispondo con un'altra domanda, caro Carmine. Ad esempio, prima dell'anno scorso il pedigree di Brunori, giusto? Sì. Ho fatto una domanda giusta? Decisamente sì. Sì, i gol li ha fatti, sì, li ha fatti qualcosa in Serie D, però ragazzi, i giocatori quando vengono inseriti nel giusto meccanismo, ok, ci può essere la stagione top. Ha fatto qualche golletto anche in passato, mi sembra, Zamparo, quindi non è un giocatore sì, che è arrivato in doppia cifra spesso. Esattamente, quindi lo abbiamo scoperto di più l'anno scorso perché aveva una rilevanza diversa nella squadra dove giocava. Quindi sì, ok, non arriva il nome di richiamo, non il nome di richiamo, ma il nome magari d'effetto che tanti tifosi vogliono, perché si legano al nome, si parla di sempre di Trotta, si è parlato di Castaldo per 10 anni. Diamo tempo alla società di agire e ai giocatori di inserirsi nel progetto tattico. Allora, Aia un braccetto, Brosco un centrale, scrive la Screen Wolf, quindi bisogna capire prima cosa vuole Taurino. Vabbè, tra l'altro abbiamo, secondo me, una difesa, se dovesse arrivare Aia, una difesa abbastanza duttile, perché Auriletto ad esempio può fare il centrale, può fare il braccetto. Aia la stessa cosa. No, l'ha fatto, secondo l'ha fatto. Me, no? Sì, no, Aia l'ha fatto il centrale, è tendenzialmente più un braccetto, però credo che non ci siano problemi di adattamento. Poi li vedremo rodarsi. Se Brunori veniva da Avellino, oppure quello dicevano che non era buono, Marco Evangelista. Poi io dico sempre, Francesco, che nel calcio ci sono le annate. Brunori, se non avesse incontrato magari Baldini sulla sua strada, chissà, si sarebbe fermato a 10 gol quest'anno, non sarebbe stato il grande Brunori che è diventato adesso, non lo avrebbe pagato insomma milioni di euro il Palermo, o no? Sì, ma sono annate, sono situazioni, sono contesti positivi e negativi. Secondo me noi stiamo uscendo da una bolla, quella dell'anno scorso, che ci ha fatto vedere davvero tutto negativo, quindi tanti giocatori che l'anno scorso magari dopo una prima annata sono stati più in ombra, quest'anno li vedremo sotto una luce diversa, di questo sono abbastanza convinto. Frank è un fenomeno, non scherziamo, su Carmine Scafuro. Come attaccanti, oltre a Zamparo, chi ci sono liberi attualmente? Ma liberi non ce ne sono, diciamo, se qualcuno è in uscita, allora a me viene in mente per esempio Ferrante, che è un attaccante di categoria che rimbalza tra Terni, che è la società, la Ternana proprietaria del cartellino, è un interesse molto concreto del Cesena, che però ha preso già Corazza e che deve piazzare Caturano. Non vedo tanti altri nomi, Francesco. No, in C di attaccanti di categoria liberi, no, perché l'attaccante di categoria difficilmente viene lasciato libero. Quindi attendiamo gli sviluppi, speriamo non attendere troppo, della situazione Zamparo. L'Avellino ha canalizzato i propri interessi in quella direzione, questo mi sembra abbastanza chiaro. Tra l'altro ci sono passi in avanti da registrare tra Maniero e la Turris, perché vi diciamo questo, da quello che abbiamo raccolto alcuni minuti fa. Allora, la proposta della Turris resta la stessa per Riccardo Maniero, quindi siamo ad un biennale per un giocatore che ha ancora un anno di contratto con la Venezia, cifra importante. La Turris vorrebbe portarlo a Torre del Greco, vorrebbe ricongiungerlo con Emanuele Santaniello, che è il suo grande amico. Maniero, dal canto suo, non vuole allontanarsi dalla campagna, no? Da casa. Che succede? Noto.
Succede che Maniero e il suo entourage stanno cominciando a prendere in seria considerazione la proposta della Turris, che resta la stessa. La Turris non è che abbia fatto modifiche alla sua proposta. Allora, a tal proposito ti chiedo, pensi che sia un affare da ultime settimane o questi piccoli passettini in avanti possono portare a liberare la casella che porterà l'Avellino a prendere l'attaccante? Piccoli passi in avanti, non credo in settimana, mettiamola così. Vorrei sperare non nell'ultima settimana, ma non credo che in questa settimana si sbloccherà qualcosa allo stato attuale dell'arte. Poi quello basta un niente, no? Basta un giocatore che dice ma sì, esatto, andiamo. Esatto. Così come Aloy a Pescara. Carmine Scafuro, Franco Dall'Oglio vanno più che bene. Diciamo che se vuoi primeggiare, Matera e Garetto sono nettamente inferiori, forse un ottimo centrocampista tipo De Risi o qualcosa del genere sarebbe buono. Ma l'Avellino lo prenderà il quinto. L'Avellino lo prenderà un quinto di centrocampo, lo dicevamo. Uno tra Mastalli e Dall'Oglio deve uscire subito. Esatto, e poi puoi andare. Starita del Monopoli sarebbe il top. Marco Mascia, la società può rivalersi a livello contrattuale su un calciatore che arrivi in ritiro con 10 kg in più su Pasqualino? Non lo so, mi sa di no, non credo. Marco Evangelista, liberando la casella con Maniero ci togliamo un bel ingaggio per le casse dell'Avellino. Sabino Berardino, buonasera. Lukaku all'Inter, un anno, due anni era un leone, al Chelsea una pecorella. Se c'è intesa e se la squadra gira pure vita lei fa 50 gol, poi un attaccante di spessore ci sta, ma non ci lamentiamo sempre. Vedi, Sabino ci fa l'esempio di Lukaku, che praticamente dove è andato non è che abbia fatto chissà cosa, ha fatto panchina a Manchester United, al Chelsea ha fatto panchina, poi trovi l'anno all'Inter con Antonio Conte fa 20 ed gol. Sì, assolutamente, quindi sono, non dico congiunzioni astrali, ma situazioni positive. Mai come quest'anno, con la batteria di esterni che ha l'Avellino, che metteranno in mezzo una quantità di palloni industriale. Il giusto giocatore fa un paio di gol nelle prime due o tre partite, mentalmente ti cambia completamente l'approccio, quindi fidiamoci di quello che è stato fatto e di quello che arriverà. Marco ci chiede di Murano, secondo te può essere determinante? E sarà quello, quello visto da gennaio a maggio? Sicuramente non quello visto da gennaio a maggio. Sicuramente non è un giocatore da 15 reti, o almeno non l'è mai stato finora, quindi mi piacerebbe che lo diventasse, mettiamola così. Però è stato comunque decisivo a Potenza e Perugia, nonostante i 10-11 esattamente gol, no? Però è un giocatore che secondo me la sua la dirà quest'anno. Vediamo in che collocazione tattica, perché secondo me Taurino, sapendo di avere la disponibilità di Murano, qualche aggiustamento tattico lo farà quando saprà di avere lui come titolare. Non sarà il 3-4-3 con il centroboa, perché da centroboa va un po' in difficoltà Murano. Quindi se gli avvicina un trequartista diventa un 3-4-1-2, perché abbiamo volendo le possibilità di fare queste variazioni tattiche, vediamo magari una situazione diversa. Però secondo me Murano, sai, ci sono quei giocatori che a gara in corso si esprimono meglio. Io penso che Murano con la gamba che ha, perché in campo aperto è letale, contropiede, tecnicamente bravo, sì. Salta anche l'uomo a gamba, secondo me è uno di quelli che insieme ai Guadagni, Russo, sai, Canute e Di Gaudio a gara in corso ti possono spaccare completamente la partita avendo la gamba fresca. Io la vedo così. Sì, 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 è anche un valore aggiunto da quel punto di vista sicuramente per me, o piccolo aggiustamento tattico quando deve essere lui il titolare, oppure assolutamente a partita in corso quando gli spazi inevitabilmente si allargano, decisamente sì. Aia è un acquisto di alto livello, scrive Peppe Lemmo. Sì, lo dicevamo con Francesco, o Aia o Brosco, insomma, secondo me come cadi in piedi, perché parliamo, poi dall'alto da Salerno ci hanno parlato benissimo, il collega Oreste Tretola, l'abbiamo intervistato, ha detto l'Avellino se prende Aia prende un difensore di primissima fascia di squadra che vuole ambire ovviamente alla promozione. Aia sicuramente è partito dalla Serie C, ha fatto la Serie B, insomma ha conquistato la Serie A con la Salernitana, Brosco invece a suo favore ha una carriera sempre in Serie B. Esatto. Ti chiedo, al di là di Brosco, un giocatore in generale che ha sempre fatto la Serie B, in Serie C, nella nostra squadra, nel nostro girone, potrebbe nel calarsi in questa categoria trovare un minimo di difficoltà nell'ambientamento oppure no? La difficoltà di ambientamento probabilmente per un difensore un pizzico in meno. Deve sentire, secondo me, un giocatore che decide di calarsi dalla Serie B alla Serie C, il peso della leadership addosso, perché consapevole di una carriera sempre in cadetteria, se decide di scendere, non dico che vuole sentirsi, ma deve essere leader necessariamente in un pacchetto arretrato. Quindi le difficoltà non credo dal punto di vista tecnico, l'approccio mentale, se decide di calarsi in Serie C un giocatore lo fa, nel caso di Brosco, in un progetto che deve essere vincente, quello è poco ma sicuro. Ecco, secondo te, visto che abbiamo parlato prima del numero 10, ti ho detto se dovesse ancora arrivare, però considerando che manca un centrocampista e il bomber, chissà, ti chiedo, c'è anche la questione capitano da affrontare quest'anno, no? Che mi incuriosisce molto. Sì, sì. Uno tra Aia e Brosco per me lo può fare. Sì, sì, sì. Dall'Oglio per me lo può fare, Di Gaudio per me lo può fare. Come vedi questa situazione? Sì, sì, io
vedendo da vicino dall'Oglio nella conferenza stampa, vedendo la squadra, la necessità è ovviamente che ci sia un capitano che sia in campo. La suggestione Pane che abbiamo avuto è una persona eccezionale secondo me, Pasquale, però un capitano che sta in panchina no, quindi con tutto il rispetto serve un giocatore titolare. Io di Claudio mi auguro che possa fare 30 partite, sarebbe tanta roba, però se devo puntare un euro, ora come ora lo punterei su Dall'Oglio in questa fase, almeno la mia preferenza va in quella direzione. O uno tra Ie e Brosco. Ah, io l'ho sempre fatto il capitano, sai, già Catania, ad Andria se non erro, l'ho fatto, avessi la fascia di capitano, ce l'ha, vediamo chi arriva. Allora, buonasera Pellegrino, Torino sta provando schemi sui calci d'angolo e sulle punizioni, sì, sta provando i piazzati, ci chiede di non riprenderli, ecco perché non li vedete mai. Canute capitano, scrive Pasqualino, Zanandrea Alessandro arriva domani. Francesco, le perplessità di Brosco sono sul progetto Avellino. Antonio lo chiede a te perché non si fida di me, ne abbiamo parlato prima. No, sono veramente questioni di carriera anche territoriali, ragazzi, perché per un giocatore che ha vissuto e ha giocato praticamente sempre al nord e sempre in Serie B, cioè lo scendere in Serie C dal punto di vista mentale barra contrattuale, anche se ovviamente l'offerta economica sarebbe rispondente alle necessità del giocatore, e motivazionali, ma anche significa spostare la famiglia per un anno ad Avellino magari, è qualcosa che dobbiamo tenere presente quando si fanno questi movimenti, ragazzi, sono lavoratori oltre che calciatori, quindi tengono presenti questi fattori. Speriamo che sia stato convincente, perché insomma, da quello che si dice, che Brosco abbia rifiutato l'Avellino perché l'Avellino sta trattando male Alois Cognamiglio, vabbè, insomma, le scorie le abbiamo smaltite, le stiamo ancora smaltendo, dire, di una è arrivato gestione. Dall'Oglio sono arrivati, esatto, calciatori comunque importanti, non mi sembra che abbiano fatto storie per venire da Avellino. Arriverà uno tra Ie e Brosco, comunque arriverà un attaccante importante, comunque arriverà, è arrivato Marcone che non è l'ultimo dei portieri in Serie C, e comunque è arrivato. Comunque volevo, vedi, collegarmi alla domanda che ci faceva Benito Greco sull'esterno di centrocampo per dire anche questo, ormai lo si era capito. Allora, c'è stata una comunicazione ufficiale da parte dell'Avellino all'entourage di Fabio Tito. Fabio Tito resta in biancoverde, lo avevamo detto, lo avevamo immaginato, lo avevamo capito. Quindi però c'è anche l'ufficialità, nel senso che l'Avellino ha comunicato a Tito che resterà in biancoverde e quindi non arriverà nessun esterno di centrocampo. Come giudichi questa mossa prima di chiudere? A me fa piacere, Fabio Tito l'anno scorso è incappato in un'annata storta come sono incappati tanti giocatori, quindi di averlo qui ad Avellino è assolutamente un valore aggiunto. Da quella parte abbiamo due giocatori molto diversi che interpretano quel ruolo di quarto di centrocampo in maniera diversa, un Mikoski che sta imparando quel ruolo e secondo me è arrivato fisicamente in maniera eccezionale nel ritiro, lo vedo bene soprattutto nella fase offensiva, sta imparando a fare la fase difensiva. Fabio Tito conosce bene la fase difensiva, è un giocatore che il binario lo copre tutto quanto, sono due interpreti diversi e sono da questo punto di vista quasi totalmente interscambiabili, se vogliamo, per copertura del ruolo, con atteggiamenti diversi, ma due giocatori che del valore specifico si equivalgono. Tito scadenza 2024, sì, Pasqualino ancora 2 anni, tra l'altro parliamo comunque di un giocatore che 2 anni fa 10 assist, non è da poco, voglio dire, uno ragazzi, che è messo nelle giuste condizioni col piede che ha, piede molto importante, può essere importante, scusate il gioco di parole, sia sui calci piazzati sia sui cross come assist, insomma un po' di tutto. Ci fermiamo, caro Francesco Guarino, ti ringrazio per grazie essere stato con me stasera. E ovviamente l'appuntamento è per domani mattina, Buongiorno Ritiro, ore 8, e poi domani mattina non ci sarà allenamento, ci sarà allenamento in piscina, quindi non seguiremo, non ci saremo in diretta. TG Sport ore 13, 17:30, allenamento pomeridiano in quello che sarà, dovrebbe essere il primo giorno di Gian Maria Zanandrea, e lo seguiremo ovviamente in biancoverde, si metterà a disposizione di mister Roberto Taurino. Vi ringrazio per essere stato, è vero che oggi c'erano i dirigenti della Turis per Maniero? No, ma come detto ci sono dei passi in avanti, quindi ci saranno degli incontri più avanti. Se va via Murano, che dici di Ciano? Non mi arrabbio però, diciamo che abbiamo fatto soltanto la rima. Grazie per essere stati con noi e l'appuntamento è per domani per un'altra giornata ricca in casa US Avellino, sarà il 16° giorno di ritiro. Buonanotte a tutti.